Monta la rivolta della gente per i disagi che si registrano a causa dei tagli che hanno colpito Circumvesuviana, Cumana e Metro Campania Nord-Est. L'ente autonomo Volturno sta pensando alla vendita del patrimonio immobiliare, istituito in questi giorni un gruppo di lavoro per la valorizzazione del patrimonio della holding regionale dei trasporti, la Task Force è all'opera. La vendita dei beni può consentire il ripianamento di parte del buco da 500 milioni che ha messo in ginocchio le quattro società del gruppo. È il terzo giorno di disagi. Esplode la rivolta della gente e i pendolari stanno organizzando presidi di protesta sotto la sede dell'assessorato ai trasporti. I consumatori annunciano misure a sostegno degli utenti e contro la regione Campania. I sindaci PD delle province colpite dalla riduzione dei treni minacciano di consegnare la fascia tricolore al prefetto. I primi cittadini di Campania, Montoro Superiore e Telese Terme protestano per gli effetti dei tagli alle corse giornaliere. Sulla linea Napoli-Giuliano-Aversa di Metro Campania Nord-Est le corse vengono effettuate ogni 30 minuti invece che ogni 15 minuti. La situazione non migliora in Circumvesuviana. 50 i treni soppressi alle 7 di sera su 330. Ieri partenze non effettuate per mancanza di materiale. Disagi anche per le ultime corse, sostituite dagli autobus, garantiti fino alle 21 per le linee Baiano e Sarno. In occasione del presidio, gli organizzatori rimandano ad un'assemblea pubblica per discutere dei problemi e delle possibili soluzioni. Anche i viaggiatori della Cumana soffrono tagli e disagi. Soppressa la navetta da Montesanto per Bagnoli, una delle linee più utilizzate. Al suo posto il piano prevede l'utilizzo della linea 2 della metro. Soppressa anche la linea Licola, Torre Gaveta e viceversa. Intanto partono i primi 110 licenziamenti nelle aziende di trasporto private. È in corso l'apertura della procedura della legge 223 che disciplina il licenziamento collettivo. In forza 110 lavoratori, 70 a Salerno, sono 8 a rischio a Benevento, 17 a Caserta, 15 a Napoli.